Eh sì, c'è il generale Figliuolo con la sua nuova arma per salvare l'Italia e anche se stesso, perché no? E poi diciamocela tutta, come un figliuolo saggio e ben educato, rispetta lo Stato e il Siamo suo lassù, presidente, mamma back. che è un po' il suo e il nostro papà. Ma oltre al generale Figliuolo ci sono anche altri generali, padri in questo caso. Eh sì, perché ad esempio il generale nazifascista Chiti è diventato padre Cappuccino. E così come lui ci sono altri buoni esempi di generali padri, in questo caso della patria, come il grande generale Dalla Chiesa. E poi c'è lui, l'eccezionale generale papà, Mansi Pappalardo, l'uomo che parla alle folle sparando casi con le sue potenti armi. Anche lui vorrebbe salvare l'Italia, ma mi sa che ha preso la strada sbagliata. Tanto sbagliata che pare che da lui si sia dissociata anche l'arma dei carabinieri. Ma non c'è che dire, alla gente pronta anche a rimetterci piace perché le spara grosse e arresta tutti. Posso continuare per favore? Dopo lei può permettermi di continuare. Grazie, è stata portavoce dell'Alto Commissario. Sicuramente sono stata troppo portavoce. Presidente che non è della Camera e non la vogliono dire agli italiani, perché non mi chiama Vespa? Perché non mi danno le televisioni? Sono tutti fasulli, sono tutti fasulli e noi l'abbiamo arrestata, l'abbiamo arrestata. In che senso? Non sono convalidati, non sono parlamentari. Che figura di merda.